Mauro, avevi anticipato, no, avevi partecipato a un film dove facevi te stesso. Quando sarà pubblicato e come si chiama? Dunque, quel film lì si chiama, allora uscirà, esce a Hollywood all'inizio dell'anno prossimo, si chiama Creators the Past, è una trilogia, adesso il primo è appunto I creatori, il passato, e ovviamente sì, io ho fatto veramente una piccolissima parte dove faccio me stesso, cioè faccio lo studioso Mauro Biglino che viene intervistato a una TV americana. E invece lì ci sono gli attori importanti, cioè c'è Gérard Depardieu, c'è Bruce Payne, c'è Marc Fiorini, insomma, mi pare ultimamente ho sentito parlare di Nicolas Cage, cose del genere. E boh, quindi uscirà, diciamo, primi mesi dell'anno prossimo. Faccelo sapere per tempo, mi raccomando, Sì, vabbè, poi insomma, vabbè, sì, ma comunque la mia è veramente una particina piccola, 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 cioè, vuol dire, mi ha fatto piacere farla, oppure. Cioè, no, riprenderla non è stato divertente perché avevo come actor coach, cioè insomma, quello che mi seguiva era Bruce Payne, questo attore inglese famoso, che è molto pignolo e quindi insomma, le scene gli andavano sempre bene, però mi chiedeva sempre di facciamone ancora una for safety, cioè facciamone ancora una per sicurezza, ancora una per sicurezza. E quindi, cioè, il mestiere dell'attore penso che non lo farò mai perché è proprio una roba che non mi si addice. E quindi vabbè, però è stato un bel gioco, insomma. Ecco, tra l'altro è un film che ha una tecnologia superiore a quella di Avatar, Caspita, è già Avatar, è bellissimo. eh? No, no, come tecnologia 3D è di gran lunga superiore ad Avatar. Adesso che l'hai tirato fuori, che cosa c'è nel film di Avatar di vero? Secondo te, un tuo pensiero? La possibilità di trasferire della personalità, secondo me, sai, voglio dire, qualche mese fa ho letto un'intervista del presidente dell'Istituto Italiano di Astrofisica, il quale diceva che tra una ventina d'anni noi potremo scaricare tutto il contenuto del nostro cervello su una chiavetta. Allora, se noi potremo scaricare tutto il contenuto del nostro cervello su una chiavetta, poi sarà possibile l'operazione inversa. Ed ecco nata la reincarnazione. Eh sì. Vabbè, a me mi servirà quella mini, c'è poco. Bene, rieccoci, riprendiamo, facciamo due domande e poi salutiamo Mauro perché ci ha dato la possibilità di ascoltarlo questa sera e di dedicarci il suo tempo. Allora, partiamo con quella di Gabriella che dice: chiedi a Mauro di tutti i predicatori fatti santi dalla Chiesa, cosa ne pensi? Ecco. Che mi chiedo che cosa sono i santi. Cioè mi chiedo come sia possibile che di là ci sia qualcuno che è più vicino a Dio di altri, mi spiego. Se si finisce di là e si finisce in paradiso, non può esistere il fatto che dice, vabbè sì, tu sei in paradiso, ma tu stai un pochettino più vicino a me perché sei stato più buono e tu stai un pochettino più lontano perché sei stato... E se tu che sei stato più buono mi chiedi delle grazie per qualcuno, io te le faccio. Se tu che sei con me in paradiso, ma non sei stato buono come questo qui, ma mi chiedi delle grazie per i tuoi parenti, io non te le faccio. Mi viene da sorridere solo a pensarci. E gli angeli e arcangeli? Stessa cosa. Sì, erano gradi militari all'interno delle schiere degli Elohim. Mamma mia. Erano militari, militari. Flavia, riascoltati la puntata perché hai già parlato degli Esseni. Allora, dice l'ultima, ti faccio un'ultima domanda. Lo spazio si dice abbia un odore di carne bruciata. Sì, allora, nel libro Il Dio alieno della Bibbia, dove ho parlato appunto per la prima volta, poi ne ho parlato anche nei libri seguenti, e tra l'altro anche nel libro di Mondadori ho di nuovo messo un nuovo studio scientifico sul fatto che gli Elohim volessero annusare questo fumo derivante dalla carne bruciata. Comunque, nel primo libro avevo parlato del fatto che gli astronauti, soprattutto quelli che vanno a fare passeggiate nello spazio, insomma quelli che escono dalla navicella, quando rientrano sentono un forte odore di carne come carne cotta alla griglia. E
Questo pare che sia il prodotto dell'ossidazione delle loro cellule epiteliali, cioè insomma le cellule della pelle che si staccano e che si ossidano molto rapidamente, dando questo odore di carne bruciata. So che ne ha parlato anche l'astronauta italiana, che durante uno insomma, dei colloqui con non so chi qui sulla Terra aveva detto che nello spazio appunto c'è questo odore di bruciato. Quindi questa è un tant'è che la NASA aveva commissionato alla Omega Industries, che è un'azienda profumiera inglese, aveva commissionato la produzione di un'essenza che avesse proprio il profumo della carne cotta alla griglia per farla annusare agli astronauti durante gli addestramenti in modo che si abituassero a sentire quell'odore. E quindi diciamo che se è così è un odore che sentono quelli che viaggiano nello spazio. E quindi il fatto che gli Elohim volessero sentirlo costantemente, ma non gli Elohim biblici, gli dei greci, eccetera, 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 volessero sentire quell'odore è, come dire, quantomeno curioso, no? È un fatto veramente neurofisiologico. Poi, in più, nella Bibbia c'è scritto chiaramente che questo odore li calmava, e questo è scritto decine di volte, cioè loro si calmavano annusando quel fumo prodotto con quel tipo di grasso. E quel tipo di grasso era talmente importante che Yahweh diceva: quel grasso è mio, e se voi sorprendete qualcuno che ne fa un uso per lui, lo ammazzate. Cioè lo ammazzate perché quel grasso è mio. Pensate a Dio che dice una cosa del genere. Mamma mia, mi ha fatto venire in mente un po' di cose. Ho i brividi. Guarda, Luigia, ti faccio l'ultima domanda perché proprio si riallaccia a questa. Dice: hai detto in un'intervista che Yahweh faceva portare bambini arrostiti per punire un popolo che non Sì. si assoggettavano, quindi era un terribile alieno? Sicuramente era feroce, non si faceva scrupoli, bastava pensarla diversamente da lui per essere ammazzati. Lui lo dice in Ezechiele 25, dice che lui aveva dato ordine di bruciargli i primogeniti perché quelli non volevano sottostare ai suoi ordini e quindi per piegare loro la testa e far capire che era lui che comandava. Lui aveva dato quell'ordine. Lo dice chiaramente lui in Ezechiele 25, quindi. Lo leggete nelle Bibbie che avete in casa, è sufficiente leggerlo.